Lo schema è quello del patto per l'Abruzzo di Luciano D'Amico e l'idea è proprio quella di percorrere il cammino dell'unità, nonostante a livello nazionale il cosiddetto campo largo dei progressisti si sia sfaldato ancor prima di nascere. Ma Carlo Costantini, guida e candidato sindaco dell'alleanza di centro-sinistra, che si gioca l'importante partita delle amministrative di Pescara, in programma l'8 e il 9 giugno prossimi, è convinto che i cittadini ascolteranno il suo messaggio, un messaggio che è sempre più a tinte grigie. L'Alleanza Verdi-Sinistra ha infatti ufficializzato l'adesione alla squadra di Costantini. Comporrà una lista con l'associazione Radici in Comune, presieduta da Simona Barba. La partecipazione è il nostro primo pilastro. Per quello che siamo in questo progetto, fin dall'inizio con la coalizione, e oggi con questo nuovo volto, un'alleanza con Verdi e Sinistra. Nella sala consiliare del Comune la portavoce di Europa Verde Pescara Giulia Persico ha evidenziato il valore mai come oggi di diffondere una cultura ambientalista. E pensiamo che l'amministrazione che vogliamo costruire sia in grado di cogliere queste vertenze, di portarle e di riuscire finalmente a realizzare le potenzialità di questo bellissimo posto che possiamo chiamare, abbiamo il privilegio di poter chiamare casa. Alla conferenza stampa anche il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri. Costantini si prepara a presentare il programma. Sabato, davanti al Palazzo di Città, saranno 5 le liste che lo sosterranno. Movimento 5 Stelle, PD, Verdi Sinistra, una lista del Presidente e un'altra civica. E la coalizione avversaria non ha ancora ufficializzato il candidato sindaco. Io sono molto attento ai problemi di Pescara e dei pescaresi, sto ascoltando, sto girando la città, stiamo scrivendo il programma, sto studiando moltissimo. Sono molto concentrato su quello che devo fare io e sono molto concentrato sulla risposta che dovrò dare ai pescaresi. I problemi del centrodestra lasciamoli al centrodestra. Certo, diciamo che tradiscono un po' di contrapposizioni che a me paiono non molto legati alla sensibilità e all'attenzione nei confronti dei cittadini, ma siano un po' più legati alle occupazioni di poltrone connesse all'ultima seduta di Consiglio regionale, ai nomi degli assessori, insomma questo è sotto gli occhi di tutti. Però non voglio nemmeno polemizzare su questo, obiettivamente Pescara avrebbe bisogno di pensare un po' di più alla città e un po' meno a queste cose.